Vittorio Nessi con il suo nuovo romanzo Delitto al mercato dei fiori, un'ambientazione nuova rispetto al passato, dove siamo e dove è ambientato il libro. Io ho la fortuna di vivere a Como, è una città splendida, il lago, le colline, la vecchia città storica, e la tendenza oggi dei libri noir è quella di essere ambientati in un luogo. Bene, il protagonista Bruno Ferretti, pubblico ministero, vive a Como e lavora a Como. L'occasione quindi è per inserire l'argomento noir di questo romanzo in questa splendida cornice. Protagonista il PM Bruno Ferretti, che si trova subito all'inizio del libro in un luogo insolito da uno psicanalista. Perché? Ah, innanzitutto penso sia la prima volta che un libro porti un pubblico ministero da uno psicanalista, quindi è certamente un argomento nuovo e intrigante. Bruno Ferretti è un uomo di una certa età e vive quel momento della vita che coincide con l'inquietudine dell'anima, e quindi decide di andare ad analizzare il suo presente e il suo futuro. Si imbatte quindi nei grandi temi dell'esistenza umana, della personalità umana, e cioè la memoria e il desiderio. Il libro inizia il primo giorno di aprile, e non a caso il primo riferimento letterario contenuto nel libro è rappresentato da una poesia di Eliot, Aprile è il mese più crudele, perché mischia appunto memoria e desiderio. Quindi ampio spazio, diciamo così, all'introspezione, ma non soltanto. Poi c'è tutto il lato noir del romanzo. Sì, nel contempo il pubblico ministero deve occuparsi di un fatto di cronaca. Una donna, la moglie del panettiere del mercato locale, scompare e iniziano le indagini. Le indagini si cominciano a riguardare in particolare la bella fioraia, che ha il negozio di fronte alla panetteria del marito, e qui naturalmente le indagini devono seguire il suo corso con tutta una serie di colpi di scena. Una trama diciamo più complessa rispetto al passato, ai tuoi libri passati. Credi di stare affrontando una sorta di evoluzione dal punto di vista letterario come scrittore? Direi che è la continuità dei precedenti romanzi. Il fatto di cronaca nera, il processo, le indagini, l'individuazione del colpevole sono l'occasione per il pubblico ministero, il protagonista, di approfondire i grandi temi della vita, e quindi in questo caso l'amore e la morte. Bruno Ferretti, che immaginiamo è già all'opera in qualche tuo prossimo romanzo dopo questo Delitto al mercato dei fiori. Sì, ci sarà senz'altro un sequel. Co-protagonista del romanzo è una giovane collega, Livia Tedeschini, che aiuta il pubblico ministero a muoversi nella giungla del processo, nell'individuazione delle prove, e ha un rapporto piuttosto di odio e amore con un giovane aifante carabiniere che entrerà di prepotenza nella narrazione. Carabiniere che si vede già comparire in questo romanzo, Un delitto al mercato dei fiori, un romanzo in cui non hai paura a mostrare anche parti, diciamo così, meno nobili del carattere di Ferretti. Una scelta precisa dovuta a cosa? Il fatto che Ferretti, affrontando i temi del delitto, non può non confrontarsi con i temi della vita. I temi della vita sono anche le debolezze, che diventano forza nel momento in cui tu le affronti e le guardi in faccia. Se dovessi riassumere con non so, un'idea, una frase, il senso di questo libro e di ciò che hai provato a scriverlo. Nel romanzo è citata una frase di Karen Blixen: quando gli dèi vogliono punire gli uomini, avverano i loro desideri.